Il premier macedone, leader del Partito Socialdemocratico locale, Zoran Zaev, si è dimesso in serata da entrambe le cariche dopo il risultato deludente ottenuto dal suo partito nei ballottaggi delle amministrative che si sono appena celebrate in Macedonia del Nord. Zaev ha parlato in una conferenza stampa a Skopje, dove tuttavia si è dichiarato contrario a nuove elezioni. Cari cittadini, desidero congratularmi a nome mio e dell'Unione Socialdemocratica con i nostri avversari per la vittoria in queste elezioni amministrative. La responsabilità della sconfitta è mia, quindi mi dimetto da primo ministro e da leader dell'Unione Socialdemocratica, ha detto. Nel ballottaggio per la carica di sindaco della capitale si è affermata la candidata indipendente appoggiata al partito conservatore Vrodomne. I candidati dell'opposizione conservatrice si sono affermati in molte altre località dove si è votato per i ballottaggi. Il leader dei conservatori, Christian Mikowski, ha chiesto in serata elezioni anticipate. La crisi di governo interviene in un momento delicato per il paese balcanico, alle prese con una forte ripresa della pandemia e con nuovi problemi economici legati alla crisi energetica.